Ciao amici di Molto Food, oggi faremo questo spettacolare tagliolino alla gricia. Iniziamo così. Ogni uovo un etto di farina. Impastiamo, avvolgiamo in pellicola e mettiamo un'ora in frigorifero. Wahoo! Tagliamo a cubetti il guanciale e mettiamolo in padella. Pecorino romano, pepe, grasso, acqua di cottura e creiamo il nostro composto. Ed ora stiriamo il nostro fantastico tagliolino e mettiamolo in acqua. Saltiamo, aggiungiamo il nostro composto e guardate che gricia. E ricordatevi che le paste romane devono essere cremose. Tagliolino alla gricia, solo per numeri uno. Pupu!